le varie discipline che abbiamo incontrato nelle varie interviste e con i personaggi che si sono seduti su queste sedi nel nostro studio, sicuramente abbiamo capito che il Canarese è un territorio che offre tantissimo sotto il punto di vista delle discipline degli sport, motori, karate, il classico calcio, ma non solo, anche sport che vengono considerati di nicchia, perché effettivamente sotto il punto di vista anche, diciamo così, di quelli che lo praticano sul territorio sono relativamente pochi. Questo non significa che non siano sport nobili, ma anzi danno anche delle grandi soddisfazioni, perché poi i risultati, le medaglie che vengono conquistate sono veramente molto importanti. Tra questi sport consideriamoli di nicchia, perché come si suol dire, ci ricordiamo che esistono soprattutto quando ci sono le Olimpiadi, perché ci fermiamo, ci esaltiamo quando vediamo i nostri italiani che conquistano podi e medaglie, c'è il tiro con l'arco. E in Canarese abbiamo anche degli ottimi atleti, dei campioni. Uno di questi è Ferruccio Berti. Buongiorno Ferruccio. Ciao. Ciao. Ferruccio, che arriva da Bosconero, anni di esperienza, di passione per questo sport, che appunto ci ricordiamo, come dicevamo, ogni volta, ogni tanto, ma che in realtà ha tanti appassionati, e molto di più di quelli che uno si immagina. Sì, sì, ha tantissimi appassionati. Diciamo che gli appassionati tesserati in Italia saranno 30-40 mila, uh-huh. quindi abbastanza. E soprattutto è possibile accedere ad alto livello a questo, uh-huh. questo sport, perché anche gruppi sportivi militari praticano certo. il tiro con l'arco, fiamme azzurre, fiamme oro, guardia di finanza, carabinieri, esercito. Ed è veramente, se devo essere sincero, veramente lo sport per tutti. Io ho iniziato in tarda età, ho iniziato che avevo 40 anni. Inizio con tuo figlio? Con mio figlio. La passione inizia così per caso, no? Di solito. O nel villaggio turistico, uh-huh. o passando davanti a una vetrina. Come è successo? Come è successo a me, vedendo quest'arco, questa cosa ancestrale, no? Che ci invoglia proprio a fare dello sport nuovo, una cosa nuova. Io purtroppo il mio fisico non mi è mai permesso di fare dello sport straordinario. Quando giocavo a calcio mi facevano fare il guardialine, quindi... Bel salto, infatti. E quindi anche il lavoro poi ha rallentato, quindi mi ha permesso anche di avere degli hobby, di dare tempo anche agli hobby. Mm-hmm. Quindi ho provato quest'arco con mio figlio, abbiamo provato a tirare in giardino così, poi ci piaceva, la passione è aumentata e boh, la curiosità ci ha portato a sfogliare le pagine gialle, perché allora quello c'è. Perché diciamo, non stiamo parlando di cent'anni fa, no, è qualche decennio fa. Primi anni 90. Federazione Italiana di Tiro con l'Arco, incredibile, esiste. Abbiamo telefonato e ci hanno dato la società sportiva più vicina, che era Zegna, il mitico Giuseppe Impera, perché è proprio un grande allenatore. Certo. E di lì io e mio figlio ci siamo iscritti, abbiamo fatto il primo corso e da lì poi è iniziato tutto. Una passione che hai coltivato, che continui tuttora, attraverso anche, diciamo così, uno sport che permette di non fare le stesse identiche cose, diciamo, non è monotono, perché uno pensa, bisogna puntare a un centro montato su un paglione a una determinata distanza e bisogna cercare. Perché in realtà ci sono, diciamo così, discipline all'interno della disciplina. Esatto, proprio così. Non c'è solo il tiro cosiddetto accademico, quindi il tiro con il classico paglione posto a varie distanze, 30, 40, 50 metri anche 70 metri, e quindi il tiro un po' monotono, certo. anche se comunque è un tiro accademico, no? Perché è un tiro dove la tecnica assolutamente la fa da padrone. Ma esistono anche altre specialità, che sono per esempio il tiro di campagna, uh-huh. dove si tira su sagome tridimensionali nei boschi, uh-huh. quindi è un circuito ad anello dove vengono posizionate 24 o 28 piazzole. Quindi molto più dinamico rispetto a quello che passa, che immaginavo. E si formano delle squadre da 4, 5, 6 tiratori che si spostano nei boschi, sempre all'ombra, e si tira, ed è divertentissimo, si tira su queste sagome tridimensionali di animali in plastica, quindi si simula, diciamo, un po'
la caccia venatoria, ma è ancestrale. Mi viene da fare è un gioco, è un nessun gioco. Nessun animale viene no, dall'andare in altra tale. No, ma è un gioco, d'altronde sì, sì. Fa parte della natura umana ed è nient'altro che un gioco. A volte ci sono addirittura sagome fantasy, come potrebbero essere dinosauri, o dove all'interno di questa sagoma viene disegnato tre cerchi, un cerchio che vale 11 punti, un cerchio che vale 10 punti, 8 punti, e poi se si colpisce qualsiasi parte della sagoma vale 5 punti. E da lì si scrivono i punteggi, certo, punteggi. Sulla tabella dei punteggi, e alla fine si fa la classifica. E sembra un gioco così un po' buttato, invece a livello mondiale ha tantissimi adepti, ma milioni. E negli Stati Uniti ci sono 2 milioni e 800 mila praticanti di questo alla sport. Faccia di quello che dicevamo con uno sport di nicchia. Esatto. Non è assolutamente di nicchia perché negli Stati Uniti ci sono 300 milioni di 350 milioni di abitanti e ci sono 2 milioni e 800 mila iscritti, certo, all'associazione di arcieria. Vabbè, lì è nato praticamente tutto, quindi si può capire. Sì. Però proprio a livello mondiale esiste questo sport. Beh, sport di nicchia effettivamente forse più da noi, perché come dicevamo prima, difficilmente i media parlano di questo sport, c'è poco spazio a livello televisivo, però effettivamente lo spettacolo c'è la passione, ma anche ci sono i risultati, perché Ferruccio, diciamo che tu hai un palmarès non indifferente, avendo partecipato di fatto a tutte le più importanti manifestazioni. Sì, questo è vero, e ho anche ricevuto onorificenze dal CONI, che ho la medaglia d'argento al valore atletico, però medaglia d'argento al valore atletico perché ho vinto un campionato europeo e mondiale, e ho partecipato a 20 fra europei e mondiali, quindi diciamo che qualche esperienza ce l'hai. Poi sai, Davide, vinco il primo campionato italiano e dico porca miseria, ho vinto un campionato italiano, sono più contento, però vincerne uno è un po' magari un caso, esatto. Vinciamone due, poi non c'è il 2 senza il 3, poi arriviamo a 10, ecco. E così alla fine sono arrivato a 40. Esatto. 40 titoli italiani. 40 titoli italiani. Porca miseria, pochissimi. Tieni presente che ci sono varie specialità, c'è il tiro indoor, sì, c'è il tiro outdoor. Infatti volevo chiedere questo perché so che effettivamente si tira praticamente tutto l'anno, perché c'è praticamente l'opportunità tutto l'anno. Sia nel periodo... E c'è la possibilità di vincere 6 titoli italiani all'anno, quindi non è che... Li ho vinti tutti io. No, certo. Però, effettivamente, sì, questa cosa qua è appunto di uno sport che non è stagionale, ma è diventato uno sport praticamente ormai annuale. Sì, diciamo che d'inverno si può tirare in palestra, c'è il tiro a 18 metri. Tra parentesi, faccio una parentesi, dal 2028 ci sarà anche l'arco compound alle Olimpiadi, dove tireranno solamente a 18 metri, in contemporanea col tiro con la pistola a 10 metri, con la pistola d'aria compresa. E proprio poco fa è stata ufficializzata la notizia. Quindi non a Parigi, ma a quello successivo. A quello successivo. E, una cosa effettivamente che dimostra come ci sia anche la voglia di, non dico innovare, ma comunque cercare di dare sempre qualcosa di nuovo anche. È uno sport che effettivamente ha delle caratteristiche, diciamo così, dicevi prima, tecnicamente di base. No, questo perché, come sappiamo, le Olimpiadi hanno 64 sport e di lì non si scappa, e se ne esce uno, se ne entra uno deve uscire un altro. Quindi già mettere un'altra categoria dell'arco vuol dire che l'arco effettivamente ha un buon peso dal punto di vista dello sport, insomma. E poi ho fatto parte della nazionale per 12 anni consecutivi, dove ho girato un po' praticamente tutto il mondo. Ma è straordinario, no, da niente, da vedere quell'arco in vetrina. Quindi è uno sport che veramente tutti possono praticare, che tutti possono ambire. Io non sono la persona più normale del mondo, non è vero. Solo passione, solo un minimo di abnegazione. Certo, anche delle capacità che forse hai scoperto via via. Perché... Forse ho scoperto via via, ma d'altronde bisogna ben provare. Certo. I miei anni di apprendistato, dove ho trovato veramente duro
poter progredire, ma poi alla fine il talento, magari quel pizzico di talento, alla fine è stato buono. Permettimi, io posso permettermi di dire, ha servito 40 titoli italiani, campione europeo, mondiale. Sì, hai talento, quel talento ce l'hai, se no non avresti portato a casa tutti questi risultati. Solo l'ultimo titolo italiano che ho vinto, l'ho vinto a marzo, il 12 di marzo, era un titolo indoor, e abbiamo poco fa, cioè l'altra settimana, domenica scorsa, abbiamo fatto i campionati italiani targa a Camaiore, vicino a Forte dei Marmi, e ci sono stati proprio i campionati italiani tiro alla targa, dove ahimè, ho fatto il secondo posto, medaglia d'argento. Accidenti. Però teniamo presente che per confermare che è uno sport perduto, io ho 70 anni. Non li dimostri, non li dimostri. 70, eh. Porca miseria, complimenti. Quindi anche cominciare a 70 anni è perfetto per il tiro con l'arco, non è un grosso problema. Ecco, appunto, tu dici è uno sport per tutti, è uno sport a cui ci si può approcciare con una certa tranquillità, nel senso che uno può fare agonismo come semplicemente divertirsi. Esatto. Però come se volessimo appunto dare qualche suggerimento a chi incuriosito eventualmente da questa intervista tua e da quello che ci stai raccontando volesse avvicinarsi al mondo del tiro con l'arco, come può fare? Sicuramente fare quello che ho fatto io, perché per combinazione ho preso la direzione giusta. E cioè, prima di tutto informarsi del dov'è il comitato regionale della propria regione, cioè, quindi del Piemonte. Ora Google, sì, non è un problema, basta schiacciare, scrivere FITARCO e si trova la Federazione Italiana Tiro con l'Arco Piemonte, e ci sono le persone lì proprio per dare queste indicazioni, queste informazioni, indirizzare a una società sportiva. La società sportiva non è solo agonismo, la società sportiva può indirizzarti anche a un corso preliminare sulla tecnica di tiro, sulla sicurezza, per indirizzarti a non farti male, certo, a non far male agli altri e a manovrare gli strumenti. Certo, in sicurezza. Assolutamente, fondamentale. E puoi essere in una comunità che comunque ti fa crescere, ti dà tutte le informazioni necessarie per, se hai le capacità, la passione, la voglia di avere dei buoni risultati. Quindi possiamo invitare appunto giovani e adulti ad avvicinarsi a questo sport, perché permette anche di stare all'aperto, di conoscere gente e anche di, chissà, scoprire un talento che, come nel tuo caso, alla fine era latente, definiamolo. Venite a Volpiano, dove ci sono io. Sì, perché tra l'altro tu adesso fai parte del gruppo degli Arcieri di Volpiano. Arcieri di Volpiano, una piccola società. Io ovviamente sono stato in società, diverse società, anche molto grandi, dove ci sono più di 200 tiratori, quindi dove ci sono stati più di 200 dove si fa anche squadra, quindi ci si cerca di, ovviamente, di raggruppare, certo, i tiratori migliori per formare la squadra migliore. Ora preferisco insegnare, preferisco far crescere nuovi arcieri, l'ho messo in primo piano essere allenatore che non essere atleta. Però poi qualche soddisfazione continua. Ah, è vero, incredibile. No, beh, incredibile. Non l'abbiamo messo in conto, certo. Comunque anche quest'anno una medaglia d'oro e una medaglia d'argento. Beh, alla fine proprio c'è gente che farebbe firma immediatamente. E venerdì partiamo, ecco, per i campionati italiani 3D, quello appunto sulle sagome, che si svolge a Terni. Ok, e sarò in compagnia di chi ti accompagnerà in questo evento? Noemi. Che fuori video, e ci racconti qualcosa di Noemi? Ah, Noemi è il classico esempio, ha iniziato da pochissimo, ha provato varie società dove ha avuto un po', dove è stata iniziata al tiro con l'arco, poi la passione gli ha fatto cercare una società dove poteva crescere. Chissà per quale congiunzione astrale ha scelto Ferruccio Verdi, e in un anno l'abbiamo portata già ai campioni italiani. Per un pelo non abbiamo preso la medaglia di bronzo,
abbiamo fatto la semifinale e abbiamo fatto la finale del terzo e quarto posto, vabbè, ci sta. Si chiama Team Mix. Mix Team. Che va tanto di moda adesso in tutte le specialità, anche nell'atletica leggera adesso con il Mix Team. Certo, beh, effettivamente anche il fatto di aprire sempre di più il mondo dello sport a quello che è effettivamente, sai, c'è la netta divisione sempre maschile e femminile, in realtà poi alla fine dei conti i risultati arrivano da entrambe le categorie e che risultati, perché poi basta vedere quello che succede normalmente in tutti gli sport. Quindi invitiamo tutti i canavesani, non solo, a imbracciare l'arco. A imbracciare l'arco e poi se chiedere alla federazione qual è la società più vicina e se no venire a Volpiano dove abbiamo un bel campo, abbiamo una bella palestra, quindi possiamo tirare tutto l'anno tranquillamente e abbiamo anche gli allenatori, non solo io ma ci sono anche altri tanti istruttori dove possono imparare. Ferruccio, generalmente quando chiacchieriamo con gli sportivi si dice sempre ma sai qual è il tuo sogno nel cassetto, quale obiettivo hai? Allora, mi permetto di dire, hai una carriera di un certo livello, hai un medagliere invidiabilissimo, però ti dico, nonostante, perché poi si dice, ah, l'atleta in generale, finché ha fame, quindi ha voglia di mettersi in gioco, alla fine dei conti punta sempre ad avere un obiettivo. Tu che obiettivo hai? Sia da allenatore, visto che ormai istruttore, che stai facendo crescere tanti giovani, che come atleta. Perché guarda, se devo essere sincero, i miei sogni li ho raggiunti tutti. Oh, ma non solo come atleta, non solo come atleta, perché è incredibile quello, è veramente incredibile. Difatti raramente vengo creduto. Addirittura no, guardano Wikipedia, guardano, ma è impossibile, ma chi ha fatto questo? È vero, effettivamente è vero, i miei sogni li ho raggiunti tutti e non solo i miei sogni da atleta, ma ho raggiunto anche i miei sogni da allenatore, perché mi sono laureato allenatore nel 2008 e ho allenato, essendo a Cere non potevo dedicare tutto il mio tempo essere allenatore, ma ho portato tutti i miei allievi a raggiungere la nazionale. Beh, cavolo, una bella soddisfazione. Sì, sì, sì. Tutti quelli che ho allenato. E adesso abbiamo... vediamo cosa abbiamo una nuova generazione di atleti da far crescere. Da far crescere. Poi, ovvio che la mia fame però non si è mai sopita. E quindi dare qualche lezioncina ancora ai giovani non è che mi dispiace. E niente, però vedo che come le frecce che hanno una parabola che sale, sento ahimè che la mia freccia sta iniziando a scendere. Beh, è giusto lasciare anche un po' spazio a qualcun altro, non si può vincere tutto, tu hai vinto effettivamente tutto, e complimenti, perché comunque effettivamente un curriculum come il tuo è importante, ma è anche la dimostrazione, credo, un esempio da prendere per chi si avvicina, ma in generale non solo al tiro con l'arco, ma a tutti gli sport, dove se alla fine uno ci mette la passione, la voglia, e anche nel sentirti quando racconti di questa tua vera passione, un hobby che si è trasformato in qualcosa di più, credo che tu possa essere l'esempio lampante, esempio per tanti, dire ok, mettiamoci in gioco, proviamo a raggiungere. Certo, mettetevi in gioco che si può fare. Bene, Ferruccio, siamo giunti alla fine di questa chiacchierata. Grazie, è stato bellissimo conoscere, anche se marginalmente, il mondo del tiro con l'arco, ma sicuramente ci piacerebbe invitarti anche più avanti, anche chissà, per parlare un pochettino più, diciamo così, nello specifico della tecnica o anche di quello che possa essere. Ma molto perché l'arco non c'è un solo tipo di arco, non c'è un solo tipo di tiro. Ecco, spiegare un po'. Esatto, anche per, diciamo così, come il mondo del tiro. Incuriosire di più e anche per sapere i prossimi risultati, perché tanto ho capito che qualche risultato lo porterei a casa. Facendoti un grande in bocca al lupo a te, Noemi. Buon proseguimento e ci vediamo alla prossima. Okay, grazie Ferruccio, grazie.